Ciao, benvenuto, benvenuta. Siamo Irene, Giulia e Benedetta. Siamo tre infermieri e siamo qui oggi per aiutarti ad orientarti all'interno degli spazi dell'unità operativa attraverso questo video, che potrai vedere ogni volta che vorrai. L'unità operativa è composta dalla chirurgia generale, l'ortopedia e la chirurgia vertebrale, ognuna con i propri responsabili di unità operativa. Per la chirurgia generale abbiamo il dottor Claudio Callato. Per l'ortopedia abbiamo il dottor Zeno Biber, mentre per la chirurgia vertebrale abbiamo il dottor Francesco Finocchini, la nostra coordinatrice infermieristica che è la dottoressa Cristina Dalla Mora, a cui potrai chiedere ogni cosa quando avrai bisogno. L'unità operativa è composta da 26 infermieri e 15 OS, disposti all'interno dei turni in questo modo. Il turno di mattina è composto da 6 infermieri e 5 OS. Il turno di pomeriggio sono 5 infermieri e 4 OS. Il turno di notte è composto da 3 infermieri. I professionisti sanitari che ci sono all'interno della nostra struttura sono divisi attraverso un codice colore, che potrai notare attraverso questa leggenda. La divisa e la felpa ti verranno fornite direttamente dalla clinica. Prima li proverai in guardaroba, dove sceglierete assieme la taglia più giusta per te. Successivamente troverai le tue 5 divise e la felpa direttamente nello spogliatoio. L'unità operativa è composta da 60 posti letto totali, suddivisi in 27 stanze. Sul corridoio di sinistra, dall'ingresso, troverete la guardiola di ortopedia e di chirurgia vertebrale. Fondamentale nel tuo lavoro saranno i carrelli, quello di terapia e quello di medicazione. All'interno del bancone puoi trovare tre cose fondamentali: il registro di numeri utili, il piano delle emergenze e l'armadio con modulistica, procedure e protocolli. Altri ambienti che frequenterai abitualmente durante il tuo lavoro sono l'emoteca, in clinica abbiamo 5 sale operatorie, la sala operatoria 1 e 2 sono utilizzate per la chirurgia ortopedica, la sala operatoria 3 e 4 per la chirurgia vertebrale, la 5 per la chirurgia generale. Questa è la cucina. Gli orari dei pasti dei degenti sono 7:30, 11:45, 17:30. Durante i pasti l'unità operativa resterà chiusa per rispetto delle norme igieniche. Lungo il corridoio di destra troverai lo studio medico. Ogni stanza di degenza è fornita di servizi igienici. L'unità letto è costituita da gli armadi, il comodino, il letto con due telecomandi perché il letto è elettrico e il carrello servitore. Nella stessa stanza potete trovare il piano delle emergenze, il piano per la prevenzione delle cadute e nuovamente l'organigramma. Gli orari di visita del nostro reparto sono tutti i giorni nella fascia oraria dalle 15 alle 16 e dalle 19 alle 20. Oggi quindi abbiamo visto attraverso questo video i diversi ambienti dell'unità operativa e ti abbiamo fornito le principali informazioni per lavorare con noi. Speriamo che questo video ti sia stato d'aiuto sia per orientarti che per farti fin da subito sentire a casa qui da noi in Rizzola. Ti aspettiamo! Buon inizio!